Questo programma è offerto da Buongiorno amici di Speciale Di Maro, il nostro consueto appuntamento dedicato al ritiro precampionato della nostra squadra. Come sempre una squadra vincente, c'è anche qui in studio con me, do il benvenuto e la buonasera, Liberato Ferrara. Ciao Ilaria, buonasera a tutti. Gianni Borrelli. Ciao Ilaria, buonasera a tutti. E Luciano Tarallo. Buonasera a tutti. Grazie a voi per essere qui, poi più tardi ci collegheremo con il nostro super inviato lì da Di Maro. Lo vedremo più tardi, però ancora non lo voglio disturbare. Inizio con voi e inizio da quello che è diventato oramai il tormentone, possiamo dire il tormentone dell'estate. Prima si parlava di canzoni, adesso invece il tormentone è legato al calciatore che è rimasto nei cuori di tutti quanti e che tutta la piazza napoletana vorrebbe a Napoli. Stiamo parlando ovviamente del Matador Cavani. Ne abbiamo sentite di ogni in questi giorni, qualsiasi cosa che succede fa sempre ben sperare che possa succedere. Poi c'è stata la smentita di De Laurentiis, c'è ancora qualcuno che dice quando De Laurentiis smentisce vuol dire che trattativa c'è. Voi come la pensate al riguardo? Comincio io? Cominci tu? Velocemente, che stasera vorrei parlare poco, sono stanco. Allora saltiamo direttamente il turno. Allora, per le fonti che abbiamo un po' tutti, e quindi poiché le abbiamo un po' tutti, secondo me non sono molto vere, perché mi sembra quasi un voce popolo, voce Dio, che però insomma non è che conti molto. Il Napoli ha già l'accordo con Cavani, 4 anni, 7 milioni l'anno. Sì. Manca del tutto l'accordo col Paris Saint Germain, che vuole più o meno la stessa cifra che ha sborsato 5 anni fa per prenderlo dal Napoli, e De Laurentiis da questo punto non ci sente. Sentire. Non sono interessati a Parigi, a Mertens, da mettere nella trattativa, che pure si era parlato. Il Napoli spera di poter piazzare Mertens, semmai al Chelsea, se dovesse cedere Hazard, però al momento sono tutti un pourparlers. C'è questo accordo con Cavani in linea di massima, però manca completamente l'accordo con la squadra proprietaria del cartellino, per cui al momento la vedo abbastanza difficile, complicata. Perfetto. Gianni, arriverà, non arriverà? Vorresti che arrivasse? Credo di sì. Arriverà sicuramente Cavani a Napoli, per il semplice motivo che De Laurentiis ha cambiato. C'è una stanza all'hotel Vesuvio che l'aspetta, vero? No, vabbè, questo non lo so dove arrivi, in quale albergo, ma c'è un dato che non deve sfuggire a tutti quanti noi, al di là dei rumors giornalistici che sono molto spesso bufalotti, certo, messi in giro per vendere copie di giornali che ahimè sempre più sofferenti tentano tutte le strade possibili per piazzare quelle 20 copie in più di mattina nelle edicole. In realtà però De Laurentiis parlava di un accordo impossibile con Cavani qualche settimana fa. Oggi questo non è più l'argomento che il presidente elabora per dire no a questa trattativa, ma si sta rivolgendo al Paris Saint Germain. Quindi il rumor che prevede che tra di loro ci sia stato un accordo è un rumor vero, e quando c'è un accordo tra un calciatore e una squadra in cui il calciatore vuole tornare, vuole andare, sì. E quando poi questa squadra deve vendere, una squadra come il Paris Saint Germain, che ha una pressappoco limitata capacità economica, non credo che vada a limitare un calciatore, tra l'altro spinto fuori a calci da Neymar e da Dani Alves, i quali sono in rotta di collisione non da ora ma da un anno col calciatore. Questo è una fonte certa, certo. Te lo dico proprio senza o per sulla lingua, lo sanno un po' tutti, ma io tra Cavani e Neymar qualche episodio c'è stato proprio qualcosa. Esatto, quindi secondo me è una cosa che potrebbe avvenire, credo che se avverrà questa cosa avverrà a fine ritiro e forse a fine mercato, perché Cavani certo non vorrà, dovendo venire a Napoli, entrare in un momento in cui la squadra è impegnata in altri fatti, ma vorrà una vetrina, un palcoscenico, un parterre da prima donna. Mm.
perché lui è un po' prima donna. Come Edison. Sarebbe anche giusto. Edison come... è un po' prima donna, quindi questa cosa va detta. E Luciano, tu forse, ti vedo forse un po' titubante. Luciano, eh? No, no. Perché? No, io sono, sei contento? Sono convinto come loro. Ah, ah. È chiaro. Sei convinto? Con l'arrivo di Cavani penso che potremmo mettere forse qualche bastone tra le ruote alla Juve. Mm. Speriamo che arrivi. Sì, ma non sì. Solo alla Juve, oggi c'è un Milan che con Elliot... Infatti questo voglio dire, noi non dobbiamo soffermarci solo alla Juve, perché quest'anno sarà diverso dallo scorso anno. Mm. Ci dobbiamo raffrontare, no? Con il fondo Elliot deve motivare ai suoi soci, Milan. O meglio, ai suoi investitori, che sono molto più severi dei soci di un'azienda, che ha preso un asset aziendalistico che si chiama AC Milan, che è un asset aziendalistico, non è certo una squadra di passione sportiva, certo. L'area, perché Elliot non si fonda certo sulla passione, ma sulla passione, certo, per i soldi, perché quella è la sua missione, quindi non è nessuna critica, è la realtà. Deve motivare i propri investitori partecipanti al fondo, che benché sia un fondo miliardario, ragiona su interessi molto precisi, molto tecnici, deve spiegare perché no, sta facendo questi investimenti nel Milan e deve spiegare a quanto rivenderà il Milan, certo, e qual è la plusvalenza che faranno i propri investitori rispetto a questa vendita. Per fare ciò loro valorizzeranno il Milan. Già hanno fatto cose molto concrete, noi sappiamo il fondo è molto pratico, molto concreto, e quindi già hanno licenziato Fassone, hanno dato una lettera a mano, tra l'altro raccomandata a mano, con ricevuta a mano, sembra di stare nelle aziende del terziario degli anni 80, al buon Mirabelli. Non sappiamo se da quelle parti arriverà anche Giuntoli, non lo sappiamo ancora. Questo forse è gli infanti. Non lo sappiamo ancora, però. Agli investitori del fondo. Io non lo so, con Leonardo, che è un aziendalista fondamentalmente, esperto anche di calciomercato, non dimentichiamo che Leonardo ha creato il Paris Saint-Germain, cioè con i soldi degli arabi, con i soldi del Qatar, ma ha creato il Paris Saint-Germain dal nulla. Però non ha le competenze di Giuntoli in un certo tipo. Ma di loro adesso hanno un budget, speso 1000, vorranno recuperare 1600-1700, capisci? Queste hanno pochi fronzoli per i nomi, credimi, liberati. E a proposito di Milan, chissà che cosa succederà. A volte ho avuto occasione a ridare per il mio ex numero uno, no? Quale sarà il destino di Reina? Sarebbe bello chiederlo a Luciano, che lo conosce bene e che l'ha anche allenato, quindi sarebbe carino chiederlo a lui. Al momento non ci pronunciamo, no Luciano? Penso che rimanga al Milan. Quanto riguarda il nostro direttore, se va via, penso che nessuno lo rimpianga, perché è un grande competente, giovane, però ambizioso. Però un po' in ombra. Però qua non ha dimostrato nulla, o meglio... Non ha potuto. Battuto i piedi per terra, perché... messo all'angolo dal nostro presidente. Anche perché poi nella squadra come il Napoli un talent scout qual è Giuntoli ha poche difficoltà a far giocare i vari Zerbini. Tu prima citavi a telecamere spente prima della trasmissione i vari Zerbini, secondo me è più un DS da Carpi, un DS da momento, lui ha portato Zerbini e cose, perché quelle sono le trattative che gli ha fatto fare De Laurentiis. Probabilmente avrebbe quelle più importanti scendono in campo direttamente gli allenatori. Tu pensi che per portare in Italia, come posso dire, Ronaldo per esempio, ci sia mosso Paratici? Cioè, veramente credo che insomma questa sia una delle bufale di cui dovremmo non andare fieri in questo calciomercato, no? Poi Paratici si è attribuito l'idea, ma mi ha fatto una tenerezza impressionante quando l'ha detto, perché sappiamo tutti non è così. Io direi di andare a Di Maro, dal nostro super inviato che è Marco Bruttapasta. Ciao Marco, voglio interrogare anche te su quello di cui stiamo parlando, cioè la questione Cavani. Marco Bruttapasta sta in vacanza, diciamo. C'è una bella giornata, quindi sarà... Buonasera a tutti amici di Telecapri Event, buonasera Ilaria, una comunicazione di servizio. Stiamo dal teatro qui di Di Maro, dove stasera ci sarà Vittorio Sgarbi, quindi se sentite, stanno facendo le prove audio, se sentite capra, non siamo noi che abbiamo la sindrome di Tourette, non siamo impazziti, non è rivolto a voi, stanno facendo le prove audio della serata di stasera. Io sentivo che parlavate molto di Cavani, vi ho sentito molto ottimisti, vorrei avere il vostro ottimismo. Qui c'è una sorta di delirio per Cavani, chiunque ha i capelli vagamente somiglianti a quelli del Matador, anche un signore mi ha fermato vedendomi da dietro, poi ha visto il fisico con addominali un po' diversi, si è reso conto che non ero il Matador,
Scherzi a parte, mi auguro che sia come dite voi. Ho sentito il direttore parlare di una trattativa quasi definita, una trattativa in stato avanzato. Il mio ospite è l'avvocato Gennaro Razzino, a cui do subito il microfono. E Gennaro, loro in studio hanno parlato appunto di questa trattativa per Cavani. Dalle notizie che avevano Gianni Borrelli, che aveva liberato Ferrara, si parla di una trattativa che si starebbe sbloccando, nel senso che con Cavani ci sarebbe l'accordo sui 7 milioni, problema sui diritti d'immagine, ma sembra che ci si possa lavorare, e pare che col Paris Saint-Germain stiano risolvendo i problemi, nel senso che il Paris Saint-Germain accetterebbe contropartite, in particolare quella di Dries Mertens. Se anche tu hai notizie in tal senso, e soprattutto, oppure che sensazioni hai? Cavani arriva oppure no? Allora, è chiaro, buonasera a tutti innanzitutto, è chiaro che la notizia che l'arrivo di Cavani è un arrivo possibile non può che rallegrare tutti noi tifosi del Napoli. Elementi concreti per dire se viene o non viene non ne ho, però certamente se devo ragionare di pancia dico anche io, mi unisco a questo coro e dico che Cavani ci sono molte possibilità che possa venire. Non da ultimo leggevo stamattina su un noto quotidiano sportivo che il Napoli è alla ricerca di un centravanti. E allora la mia domanda è stata subito questa: ma se il Napoli è alla ricerca di un centravanti, sa significare che qualcuno dei quattro attualmente in rosa deve partire? E chi può partire se non Mertens? E allora mi chiedo, ma Mertens da chi può essere sostituito? Perché Mertens non è un centravanti qualunque, è un centravanti che ha fatto quasi 50 gol in questi due anni giocando da centravanti. E allora ecco che tutte questi indizi mi portano al Matador Cavani, che potrebbe rappresentare la pedina giusta per rimediare a quel gap che si è creato con la Juventus. Vorrei dire questo: attualmente la rosa del Napoli è una rosa competitiva, anzi anche più forte di quella dell'anno scorso, se teniamo da parte il portiere e l'esterno destro o sinistro, perché non sappiamo ancora Goulam come possa recuperare e Meret come possa recuperare. Però è chiaro che con la presenza di Cavani non stiamo più a giocarci il secondo posto. La presenza di Cavani induce noi tifosi a essere maggiormente ottimisti e a sperare in un passo falso della Juventus, che comunque parte da protagonista del campionato. Ma Cavani però qualche sfizio in più ce lo può far togliere, ci può continuare a far illudere e a farci continuare il sogno di poter vincere lo scudetto. Grazie Gennaro, io vi do la linea in studio, quindi qua ci crediamo, non è vero ma ci credo, ecco, questa è la nostra posizione al momento qua da Di Maro, a te Ilaria. Grazie Marco, ritorneremo da te fra pochissimo, allora. Non è vero, ma forse ci vuol credere praticamente. Allora, Marco diceva che il Napoli è una squadra competitiva e forse, secondo lui, anche più forte dello scorso anno. Siete d'accordo? Luciano non è secondo d'accordo, me. Gianni no, neanche. Oltre... Liberato, te non te lo chiedo proprio. Io non faccio testo perché... Chi comincia? Penso, tutti quanti più o meno d'accordo. Cioè, con Luciano si parlava così, ci dava qualche slancio, qualche riflessione così, mentre parlava Marco, brutta passa, Di Maro, il nostro ospite lì da Di Maro. Secondo noi, dico secondo noi perché ho raccolto la tua impressione, secondo me il Napoli ha un Sarri in meno per il momento, e questo è poco ma sicuro. Quindi bravo. Sostituire Sarri sarà complicatissimo, malgrado Ancelotti è uno che insomma la sa lunga. E certamente sta cambiando un po' lo scenario anche dell'allenamento, sì, del training, della parte giocata del calcio. Abbiamo visto contro i Carpi più lanci lunghi che tutta la stagione scorsa, abbiamo visto incursioni verticali, corridoi centrali che erano un po' stati usati poco ultimamente per quel gioco straordinario che ci ha fatto vedere Sarri, quindi un po' di innovazione. Però non sappiamo se questi corridoi ben sfruttati in area saranno più o meno produttivi di quelli che faceva Sarri, che andava le terzine dalla linea di fondo fino alla linea d'attacco, addirittura in porta, con le terzine si scambiavano sta palla, con un solo tocco, guardandosi di fronte, arrivavano fino in porta avversaria. Non sappiamo se tra i due giochi quale possa prevalere meglio. Certamente come nomi delle persone, non vedo come calciatore come possa essere migliore del Napoli, perché non ha fatto questi acquisti chissà di quale spessore, a parte Ruiz e a parte Verdi, che mi sembrano pedine molto importanti. Luciano?
dell'anno scorso manca Reina, Jorginho e Sarri. È una parola. Bella. Ci siamo rinforzati con Ruiz, Verdi, poi manca ancora Guram. Quindi non penso che ci siamo. Voglio toccare anche un altro argomento, che ovviamente è quello del terzino. È ovvio, lì in questo momento il Napoli deve andare a trovare una soluzione, sì, sì, perché è quella la priorità, secondo me. Poi si parlerà del portiere, del terzo portiere, se arriverà un attaccante, ma quello è l'argomento principale. Non sappiamo, e in questo interpello proprio di Gianni, per quanto riguarda il recupero di Gulam, perché le ultime voci che sono arrivate non sono molto incoraggianti sui tempi del suo recupero. E poi a questo proposito vi chiedo, visto che anche per quanto riguarda il terzino si sono avvicendati tanti nomi, si era partito con Lainer, poi c'è stata l'offerta, cioè insomma il rialzo del Salisburgo, adesso il nome più vicino è quello di Arias. Allora vengo prima da te per Gulam e poi parliamo magari di colui che dovrebbe arrivare e sì, vorreste che arrivasse. È un po' collegato il discorso Arias con Gulam, nel senso che da voce interna, tra l'altro proprio prima al telefono, insomma, parlavo con persone interne allo spedito del Napoli, alla squadra, mi confermano il fatto che Ancelotti sta puntando molto ai sei sulla sinistra, cioè sta cercando di capire se e come lo può utilizzare. Il nuovo acquisto che verrà a Napoli possa essere un acquisto che possa invertirsi sulle due fasce, sicuramente Usai potrebbe essere all'inizio del campionato quello che va a prendere quel posto lì, perché non vede forse Ancelotti, ma lui non l'ha ancora visto, è venuto ieri in ritiro, quindi... Certo. Ha la preoccupazione questa famosa T prelevata dal tendine rotuleo del buon Fausi Gulam non dia certezze di un recupero. Una cosa buona però di questa vicenda è che quel prelievo fatto dal tendine rotuleo crea tanti problemi alla rotula, alla patella, ma per fortuna pare che invece l'LCA il legamento ricostruito con questo tendine prelevato dall'altra parte, sì, che tanti danni ha fatto a quell'altra parte, in realtà poi ha ben sistemato invece il tendine rotto e il legamento rotto dell'LCA. Però i tempi di recupero di Gulam non li può conoscere nessuno, neanche chi dall'alto ci guarda. Perché... Ma comunque nella migliore delle ipotesi, comunque non sono tempi brevi, no? Io non gli darei fretta, gli darei appuntamento a dopo gli struffoli con calma. Perché secondo me quel tipo di problema che ha Gulam non è dovuto a un carico, non è dovuto a un problema traumatico, è dovuto al recupero funzionale di una parte di un osso in cui è stato prelevato una parte di tessuto e di osso insieme. Quindi ricostruire rigenerare questo tipo di tessuto osseo e cartilaginoso è molto complicato. Io non suggerirei fretta, come fin qui pare che insomma il ragazzo abbia avuto, e poi puntualmente insomma me ne farei una ragione, dopo mi mangerei lo struffolo, la torta, gli struffoli mi sembra un poco... Ma guarda, liberato, ma tu capito che Fasicuramo forse speriamo a quelli che ci seguono da Bolzano che gli struffoli si mangiano a Natale. I tempi, preservarlo. Secondo dopo me approfitterei della sosta anche del campionato di dicembre, dopo la sosta lo rimette. Perché i fatti dicono, io non sono abituato a guardare a queste cose puntando a aspetti di carattere teorico. Il recupero di un infortunato deriva, il suo recupero, l'idea di un recupero deriva molto da come si comporta l'arto barra la parte infortunata del calciatore. In questo caso si comporta malissimo, perché non dimentichiamo che la rottura di Gulam sulla patella è avvenuta in modo spontaneo, non ha avuto un trauma, non ha avuto una botta, non ha avuto... Cioè, quindi vuol dire che il carico, cioè i legamenti che tendono, perché la rotula viene legata al ginocchio attraverso i legamenti, non entro nello specifico, ma insomma è come se avessi i tiranti, no? Questi tiranti sono molto forti, lui è un ragazzo molto, molto forte, i tiranti sono più forti della resistenza dell'osso. Quindi attenzione, bisogna essere molto attenti. Parliamo di un 26enne con una forza fisica spaventosa. Questi tiranti sulla rotula insistono molto, sono molto forti, quindi io ci andrei molto cauto. E fin qui i fatti, ahimè, ci dicono che questa fragilità non si è ancora risolta. Ed è quindi lì che insomma dobbiamo andare subito, Luciano. Quindi non ci siamo rinforzati. Non ci siamo rinforzati, perché soprattutto... Gulam non ce la manca l'anno scorso, adesso bisogna operare lì, no? Gulam non ce l'aveva ancora l'anno scorso, Luciano, in quella zona lì. Sì, nel senso sarebbe stato un rinforzo. Guardare l'importanza di Gulam,
Guardate quello che ha fatto il Napoli nelle prime 10 partite. Ah, certo. E quello che ha fatto nelle successive 28. Certo. Come rendimento, ha fatto tanti punti anche nelle altre 28 partite. Ma nelle prime 10 ne ha vinte 9 e pareggiata 1. Ma ha un suo peso. Anche grazie a Gulam, vedi con la spalla. E quando si è fatto male contro il City, il Napoli nella prima mezz'ora aveva dominato il City, poi dopo ha perso la partita che è costata la qualificazione. Credo che sia un giocatore straordinariamente determinante per il Napoli. Ma lei però l'ha persa per lo shock, perché i ragazzi in Napoli hanno questo problema di avere questo legame emotivo con gli eventi interni o esterni alla squadra molto forte. Perde la Lazio in casa alla Juve, il Napoli arranca con la Roma, si fa male Gulam, il Napoli si blocca a centrocampo, non cammina più. A Firenze siamo andati così, anche noi tifosi, soffre molto, libero. Sul piano cioè, mentale. Questa cosa, il Napoli ha perso con il City, non perché ci sia stato uno squilibrio tattico, perché proprio la squadra ha avuto uno shock dall'infortunio di Credo, Gulam. Credo che i problemi in questo momento sono all'esterno. Ma adesso all'esterno. Il problema c'è, quindi come andiamo a risolverlo? Ilaria, il problema c'è, ma si è capito subito che ci fosse, perché quando è stato operato a 3 giorni dalla partenza per il ritiro, nella migliore delle ipotesi sarebbe tornato dopo 2 o 3 mesi. Adesso è Gianni, proprio acclarato. Gianni dice anche qualcosettina in più. Non lo dico io, ripeto, adesso guardo solo i fatti, non è che... Il portiere. Sì, poi ci arriviamo diciamo anche a quello. Gulam forse è pure la catena più forte d'Italia, la catena sinistra. Assolutamente, no? Come no, certo, è stata per molti mesi, tanto è vero che ti ricordi, noi in questa trasmissione, in questi studi, qualche mese fa ci dicemmo, proprio io insistevo a dire, lo dissi anche a lui direttamente in un incontro fortuito al nostro oltremare, alla Stazione Marittima di Napoli, disse attenzione, date fiducia, perché Mario lui è uno che sa giocare a calcio, ma in quella catena lì nessuno gli dava la palla e c'era Insigne che addirittura andava a fare il tutor anche in difesa per cercare di assisterlo troppo. E la catena di sinistra, da che era quella molto più forte delle altre in Italia, è diventata quella un po' più, detto forse più debole, no? Infatti anche per l'atteggiamento degli altri componenti quella catena, i vari... Dopo l'infortunio, se vuoi guardare le partite, si giocava forse più a destra che a sinistra. Sì, assolutamente sì, bravo. Sì. Io mi fermerei per la pubblicità, poi al rientro abbiamo ancora tante cose di cui parlare e soprattutto ritorniamo a Di Marro. Restate con noi, a tra poco. Vacanze da sogno in Trentino presso la residenza turistica RTA Nevesole Folgarida, situato nella Val di Sole. La struttura offre ai suoi clienti la comodità di usufruire di appartamenti con angolo cottura, camere doppie o singole, saune, sala giochi e altro ancora con i servizi di un hotel. Cosa aspetti? Contatta il numero 046 3988 111 e rendi unica la tua vacanza. Sono scrigni di ricordi che il tempo rende labili. I pensieri e le immagini si rincorrono alla ricerca di sensazioni perdute. Il tuo profumo, la tua delicatezza, l'unicità del tuo sapore. Niente è perso. Tutto si trasforma. Beh.
Eccoci ritornati con Speciale Di Maro e quindi è subito a Di Maro che andiamo dal nostro super inviato Marco Bruttapasta. Allora Marco, voglio iniziare da te e parlare di un altro argomento molto importante che sta a cuore a tutti quanti noi, che è l'argomento portiere. Allora, ripristiniamo un attimo il collegamento con Marco, nel frattempo quindi ne parlo con voi. Allora, la situazione è ben chiara a tutti, l'infortunio di Meretta, anche qui Gianni, con l'infortunio di Meretta è andata bene però, perché nella sfortuna poteva andare peggio, no? Se fosse spostato un po' più all'apice l'infortunio, avrebbe beccato anche il radio, sarebbe stato complicato. Mm. No, devo dire la verità, insomma, è un'infortunio abbastanza gestibile, scocciante, seccante, perché quella parte è molto innervata, è molto complicata, bisogna stare attenti anche nel recupero, però un infortunio ci può stare, non vedo per il ragazzo problemi grossi per il futuro, è un po' sfortunato tutto qui. Abbiamo ripristinato il collegamento con Marco? Sì, quindi ci riproviamo, andiamo da lui e parliamo con lui proprio del portiere, perché comunque la questione terzo portiere è molto importante. Vai! Sì, Ilaria, fortunatamente adesso il collegamento è ripristinato. Io vi ho sentito parlare prima di Ghulam, ho sentito purtroppo Gianni Borrelli, che per me il professore Gianni Borrelli è un'autorità, avere delle diciamo notizie e temere per un recupero piuttosto lungo di Ghulam. Ho sentito il direttore liberato Ferrara appunto sottolineare l'importanza di Ghulam. Effettivamente il Napoli ha fatto punti anche dopo senza Ghulam, ma il Napoli di Sarri era un altro Napoli senza Ghulam. Giustamente il direttore ricordava la mezz'ora straordinaria con il Manchester City proprio poco prima dell'infortunio. E poi ho sentito, prima che diciamo ci fossero problemi sul collegamento, una domanda sul portiere. Pare De Laurentiis abbia detto oggi che Ochoa effettivamente lo stanno trattando nella rubrica quotidiana sulle bufale. E comunque chiedo all'avvocato Gennaro Razzino e di Ghulam e del tema portiere, cosa ne pensi? Dato l'infortunio di Ghulam, il Napoli che profilo dovrebbe trattare come terzino? Un terzino ambidestro a questo punto rispetto ad Arias? Allora, per ciò che riguarda Ghulam è evidente che non abbiamo nessuna certezza sul suo recupero. Si dice a novembre, ma bisogna vedere effettivamente quando può rientrare e come può rientrare Ghulam, cioè se allo stesso livello del Manchester City. Attualmente ne abbiamo in rosa soltanto un terzino sinistro e un terzino destro, cioè Isaiah a destra e Mario Rui a sinistra. Quindi necessariamente il Napoli deve acquistare due se Ghulam non dovesse recuperare. Il profilo deve essere un profilo sicuramente alto, perché Ghulam è un terzino è forte, come è forte anche Mario Rui. Vero è che Ancelotti nella partita contro il Carpi ha provato come esterno basso di difesa Allan, e questa potrebbe essere una soluzione interessante, non solo perché Allan ha delle caratteristiche fisiche e anche tecniche lodevoli, ma ciò permetterebbe con un Allan basso delle soluzioni alternative, delle varianti anche tattiche a centrocampo. Si potrebbe schierare un centrocampo con Fabio Ruiz, con Amsic e Zielinski, appunto. Per ciò che riguarda invece la questione portiere, anche la questione portiere, l'ho anticipato già nel mio primo intervento, anche la questione portiere è una questione da affrontare, perché non sappiamo Meret come recupera, anche perché è reduce già da due infortuni nella sua carriera e nella sua breve esperienza calcistica. Ma poi per Meret, che ha avuto e sul quale sono state tessute le lodi da moltissimi, anche da Zoff, da moltissimi portieri, noi non lo conosciamo. Cioè Meret è un giovane portiere, come tutti i giovani portieri può sbagliare qualche partita. Sappiamo psicologicamente Meret come può reagire alla prima papera che fa a Napoli e a San Paolo. Quindi voglio dire, sono tutte incognite che una società come il Napoli, che ormai è proiettata sia in Europa che in Italia ai primissimi livelli, deve tenere ben conto di queste situazioni che si possono verificare. Meret è una scommessa, però io dietro Meret, sinceramente, un portiere come terzo portiere che può all'occorrenza giocare, io se fossi in Napoli, se fossi la società, a questo momento la comprerei sicuramente.
Ilaria, noi volevamo darti certezze su Ghulam, su Meret, sul portiere. Purtroppo vi riempiamo di interrogativi, io e l'avvocato Razzino. Vi do di nuovo la linea allo studio di Napoli. Grazie Marco, del domani non c'è certezza, ma qua proprio di niente c'è certezza, è vero? Portiere, allora sui portieri vengo da te, è d'obbligo. Quanto riguarda Meret, sappiamo tutti l'infortunio, quindi a questo punto il Napoli dovrebbe scendere sul mercato. Operare subito. Ma se ciò è una bufala, che ne parliamo a fare? Comunque è un ottimo portiere. Ma non è una bufala, perché pare che Draghi sia detto che gli piace Ochoa. Allora Ochoa è un nome di cui si parlava anche un mese fa, poi è stato smentito completamente e poi adesso ritorna. Diceva l'avvocato, se è una bufala è inutile parlarne, per me è un ottimo portiere e andrebbe sicuramente a incrementare un parco portieri che attualmente è abbastanza mediocre. Perché noi attualmente abbiamo solo Carnesis e il ragazzo Contini, che sì, per me è fortissimo, ma non è pronto per la Serie A. Certo. Carnesis per me è un portiere mediocre, Meret è un punto interrogativo, e con questi punti interrogativi andiamo ad iniziare un campionato. Quindi se non arriva il portiere, di che cosa parliamo? Tu so come lo vedi bene Ochoa, cioè ti piace? Ochoa. Sicuramente, sì, ma qua non verrebbe a fare il terzo portiere Ochoa, no, perché secondo me Ochoa... No, ma Ochoa. Non, in questo caso no, non parliamo di terzo, parliamo proprio perché purtroppo Ochoa verrebbe a giocare. È capitato l'infortunio di Meret, comunque è un classe 85, non è di una statura, è 1,85 m, comunque ha dimostrato ai mondiali di essere un ottimo portiere. Deve essere un portiere d'accordo. D'accordo. Io mi fido ciecamente di Luciano Tarallo, te lo voglio dire. Ciao, sono d'accordo. Lui sui portieri, ma guarda, per quanto riguarda adesso non lo sa, ma se lo senti parlare di portieri, guarda, ti giuro. Per quanto riguarda i costi, sappiamo qualche cosa in più. Liberato di questo, Costa molto. Ciò non costa molto, non è neanche per intese importantissime. Non è molto. Non è molto. Ma non deve essere molto, perché noi per i portieri abbiamo credo già che pagato venga, tanto. Credo che venga Bravo, sicuramente. Abbiamo già pagato tanto. No? Sì, credo che potremmo comunque andarci a comprare, come dice il presidente, qualche maglietta. Andiamo a prendere. La maglietta del portiere, però cioè deve essere specifico. La maglietta del portiere. Se volete altri acquisti, compratevi le magliette. Molto sottile. Ha detto anche che se volete vincere dovete fare per la Juve. Sì, vabbè, ha trovato un tifoso molto educato, perché io gli avrei risposto in un altro modo. Vabbè, però diciamo che la più bella è stata il vostro Cavani, sono io. E quella è stata quella vincente. Quella è stata non so bella. Se era di mattina o di pomeriggio. No, era mattina, era mattina. Era mattina. Comunque è simpatico. Allora, tanto, è un po', tanto. Io do di quello e quello, perché se la Rendis fa un errore grave, però che poi diventa anche una cosa che a me... Da un lato, sdoganando l'aspetto puramente e la preoccupazione che da ciò deriva, l'aspetto puramente tecnico, mi fa anche un po' sorridere, nel senso che il Napoli non hanno detto alla comunicazione esterna, no? Non ce l'ha e non ha mai voluto insediarlo un dirigente del genere. Di questo si occupa della Rentis, che siccome il presidente può dire tutto ciò che vuole, certo. Nessuno lo bacchetterà. Si occupa anche di mercato. Però, La cosa grave di De Laurentiis è quando, di un presidente, non di De Laurentiis in generale, un presidente, è quando fa poche dichiarazioni e lasciano scioccati gli interlocutori. Siccome De Laurentiis sta parlando molto, questa cosa si è un po' concesso alla volgata, alla platea, per cui oggi si è un po' attenuato, diciamo, anche... il peso specifico delle cose che dice, perché anche oggi anche un Benzema forse non gli farebbe un tweet così severo, perché probabilmente ha capito che insomma non è una cosa seria. Nel senso qua, però guarda, la disparità che lui ha, andare da Walter a fare quelle battute, cioè normalmente se lo fa un Agnelli tu ti salti dalla sedia, perché insomma quello parla, poi in borsa succede qualcosa, il Napoli non è quotato in borsa, non ha investitori internazionali attenti a certe cose, non ha investors, capital investors che sono interessati all'utile che la squadra fa, ha una famiglia che è un po' una ditta individuale, quindi da questo punto di vista danni non ne fa, per cui insomma diciamo quello è quello, perché poi dopo diventa anche complicato. Io onestamente preferirei una linea un po' più aziendalistica, insomma sono innamorato dei protocolli di azienda, per cui insomma, però visto che comunque meglio che parla molto
così perlomeno è una burla e non c'è nulla che possa devo dire che sono contenti soprattutto. Non so se mi avete capito fino in fondo, sì, ma... Tu dici parla molto, quindi non gli crediamo, cioè, non gli crediamo. No, ho detto che siccome ha tramutato questi tipi di interventi, un po' interventi anche più umani, ha un po' umanizzato la figura del presidente, sì, fondamentalmente. Da questo punto di vista, adesso ci possiamo anche giocare un po' di più sulle sue parole, sulle cose. Prima era un po' più, io onestamente prima ero un po' più preoccupato quando lui faceva vedere, ecco, dopo Real Madrid-Napoli, io ho dormito 3 notti in meno quella settimana perché mi preoccupavo seriamente, e noi abbiamo anche vissuto insieme questa cosa perché sì, abbiamo anche commentato, cioè delle perché cose erano, disse delle cose, no, disse delle cose molto gravi. Io dormo tranquillamente. Vabbè, tu lo conosci meglio di me. No, comunque sì, ha ragione. Cioè, disse cose molto pesanti per un presidente, che se l'avesse dette in mezzo a altre 100 cose, forse, siccome sono cose dette in quel momento, non parlava da 2 mesi, adesso le cose, è diverso proprio, ci creò uno scompiglio, no? Oggi probabilmente è un po' la goliardata ciò che sta avvenendo, e su questo capisco anche lo sforzo di Maggio direi portare la contesa anche su un argomento più giocoso, no? Diciamo, tra virgolette. Direi che su questo argomento possiamo chiudere, abbiamo esaurito tutte le cose, ho liberato sul portiere, siamo tutti quanti sul portiere, se Vino Ochoa gioca, d'accordo. Poi dopo è da gestire la questione Meret, perché è venuto a Napoli per giocare, se Vino Ochoa gioca, perché a 33 anni un portiere è al top della sua maturità, del suo rendimento, è un buonissimo portiere, uno dei primi al mondo, Meret potrebbe diventarlo, lo diventerà sicuramente, però in questo momento Ochoa credo che sia superiore. Se viene fa il titolare. I primi 10 al mondo sicuramente. Perfetto, ritorniamo a Di Mario, ritorniamo da Marco per l'ultimo collegamento della giornata. Marco, voglio parlare con te un po' della preparazione atletica dei nostri ragazzi. Sei lì, hai visto gli allenamenti, raccontaci un pochettino le tue impressioni. Allora, per quanto riguarda la preparazione atletica, Ilaria, dei nostri ragazzi, diciamo oggi ho visto un po' qualche esercizio, da questo punto di vista c'è stata una seduta un po' più intensa, nel senso i ragazzi sono stati in palestra prima di fare una partitella, molto possesso palla a metà campo e poi una partitella. Nei giorni scorsi, parlando con chi è arrivato in ritiro prima di me, si diceva che forse c'è qualche differenza rispetto ai ritiri con Sarri, forse meno parte tattica, però Ancelotti l'ha detto, forse un Napoli che ha già diversi concetti già introiettati, già metabolizzati. Però voglio sentire da questo punto di vista l'avvocato Razzino, che ha seguito diversi ritiri e quindi ci può dire se ha avuto l'impressione, che differenze hai notato rispetto tra Ancelotti e Sarri? Allora, sì, io ho avuto modo di vedere il ritiro di Ancelotti soltanto stamattina per la prima volta. Ho visto diversi anni, i 3 anni precedenti quelli di Sarri, e mi piacerebbe sottolineare più che l'aspetto tattico o le varianti dei vari schemi, mi piacerebbe invece un fatto umano, psicologico. Ho visto stamattina che al termine del primo allenamento, della prima frazione di gara tra le due squadrette mascherate da Ancelotti, a un certo punto Ancelotti ha chiamato a centrocampo Milik e gli ha parlato per qualche minuto. Ecco, questa è una situazione che non ho mai visto fare più in precedenza a Sarri, quindi anche psicologicamente Ancelotti lavora moltissimo nella testa dei calciatori, dandogli suggerimenti. Ovviamente Ancelotti, non lo scopriamo noi, oltre ad essere un grande allenatore è stato un grandissimo giocatore, pertanto è in grado di poter impartire dei miglioramenti ai vari giocatori. Ecco, questo è un aspetto che vorrei sottolineare, perché con Sarri difficilmente Sarri si chiamava un giocatore per dargli degli accorgimenti. Sì, io aggiungo, Ilaria, prima di ridarti la linea, io mi ricordo, ho assistito al ritiro di 2 anni fa e Gennaro può confermare queste lunghissime sedute di Sarri col drone, con la difesa appena non era allineata, stop e si ripartiva, sembravano quasi delle prove teatrali, tanta era la meticolosità. Ovviamente adesso stiamo assistendo a qualcosa di diverso, però ripeto, magari tutti forse vogliono trovare il difetto, però giustamente diceva l'avvocato Razzino,
forse da un punto di vista umano abbiamo l'impressione che Ancelotti, essendo stato un ex giocatore, appunto sappia meglio capire come parlare a determinati giocatori, che poi per certi versi alcuni hanno detto, io sono d'accordo, è un po' forse lo stesso cambio che avvenne al Milan tra Sacchi e Capello. Io vi ridò la linea, credo che sia l'ultimo collegamento. Da Di Mara domani, nubi fragi permettendo questa città dall'escursione termica incredibile. Sarà buono. Io ridò la linea a Ilaria e saluto Gianni Liberato e Luciano Tarallo. Buona serata. Grazie Marco, brutta pasta. Quando arriva Gianni, non ho capito, ma Marco quando ritorna? Quando rientra? Marco, no, lui torna domani. Fino alla fine sì, sarà sì. Lì. Poi ci sarà anche Gianni. Poi domani. Sì, abbiamo una grandissima sorpresa. Chiudiamo in bellezza. Per me è una sorpresa. Per te che ce l'hai sempre tutto l'anno, per me è una sorpresa. Lo posso dire? Diciamo quindi, la sorpresa può essere sia positiva che negativa per tutti i nostri telespettatori, perché la settimana affideremo questi collegamenti a lui per l'ultima settimana, quindi chiudiamo in bellezza questo ritiro. Ritorniamo alla preparazione atletica, perché mentre i nostri ospiti lì a Di Maro parlavano, vi sentivo e vi vedevo anche un po' in disaccordo. Luciano, vuoi iniziare tu o... Inizi tu. A me è uguale. Per quanto riguarda il ritiro che faceva il maestro Sarri, erano 70-75 minuti di intensità massima. Per quanto riguarda l'aspetto psicologico, Sarri aveva il buon vizio di parlarne prima o dopo l'allenamento e prendere i giocatori e portarli nel suo studio. Quindi non è vero che non parlava. No, anzi, lui sotto l'aspetto psicologico... curava molto questo aspetto qua. E c'era uno di loro che me lo raccontava molto spesso. E spesso ho visto anche... Non lo nomino, so se incazza lui. No, nominalo, nominalo. Vabbè, tutti sanno. Ma l'amico tuo non è che può tornare a Napoli? Non lo so, non mi chiedete, non mi sento più, eccetera. Però mi raccontava sempre che aveva questa grande attenzione sana nel parlare con lui... E gli è rimasto legato per qui. Vabbè, adesso Higuain si può dire tutto, ma che sia anche stato un grande campione. Non si può negare. È il record man della Serie A, non lo dimentichiamo. Quindi, insomma... Ma spesso prendeva anche campioni, ecco, come Higuain, oppure come. Ma lo stesso Reina, lo stesso Albiol. Io li vedevo spesso durante l'allenamento parlare. Non andiamo a cercare sempre il pelo nell'uovo, la diversità dell'allenamento, la diversità, ognuno cura certi aspetti in modo personale. In un altro modo, certo. Noi aspettiamo comunque che il buon maestro Ancelotti ci faccia comunque un buon secondo posto, almeno come ha fatto Sarri. Gianni, vengo da te proprio sulla preparazione atletica, il tuo pane, quindi sì. Il calcio è un po' dietro tanti altri sport che nel mondo sono già al 2.0 come preparazione atletica, no? Adesso si sta scoprendo la core stability nel calcio, cosa che insomma noi facciamo con tutti gli sport che lavorano a catene cinetiche aperte, come la pallavolo, ma anche la danza classica, il judo. Insomma, il calcio si sta appropriando di tecniche e ti posso dire, non so quello che fa Ancelotti e quello che sta facendo, ti posso dire il calcio dove andrà fra qualche anno, dove questo discorso del carico durante il ritiro è una... tra virgolette, una cosa destinata a finire, perché nel calcio moderno, nello sport moderno, in questo poliedrico affacciarsi di più appuntamenti paralleli, oggi prima la Coppa Italia era allenarsi al campionato, oggi la Coppa Italia è un campionato a parte che tu vuoi vincere perché la Champions League porta soldi, per cui insomma non puoi rinunciare a niente oggi. Avere un tipo di allenamento come si fa ancora, come si pensa che si faccia nel calcio, ma non è più così già nel calcio, a dire il vero, a cui si affida a questo ritiro, chissà quale magia che mette in piede e rafforza calciatori. Se tu arrivi in ritiro con la panza, credimi Ilario, non c'è ritiro che tenga, tu da ritiro ne esci a pezzi se arrivi con la panza, e qui c'è uno che ha fatto non so quanti ritiri con Napoli, te lo può raccontare. Non è che tu arrivi e il test di Cooper lo subito dopo 20 giorni, lo subito dopo 2 giorni, perché dopo 2 giorni se non superi il test di Cooper, per esempio, i compagni, prima ancora che l'allenatore ti manda a casa, che cosa hai mangiato durante le vacanze, eccetera. Il calcio è fatto di professionisti che devono stare bene, si creano tabelle oggi sempre più personalizzate per il calcio, si può fare anche a casa addirittura volendo o in palestra da solo, e con il tecnico e con lo staff tattico si fa
col pallone, la tattica, si imparano gli schemi e la modalità con la quale il tuo tecnico vuole che tu vada in campo. Poi la palestra eccetera sono cose che noi non vediamo, adesso non dobbiamo dire in palestra si fa tanto lavoro, ma non si fa in ritiro o si fa di più ritiro che altrove, si fanno carichi più forti in ritiro perché c'è bisogno di smaltire più velocemente le tossine e quindi anche andare in ruscelli con l'acqua fredda, si fa lì perché tu il giorno dopo devi allenarti di nuovo e devi fare partite, diciamo devi stare al top, sono in altura, ma insomma, oggi come tutti gli altri sport si fa una tabella annuale di allenamento, con dei richiami molto graduali, insomma il ritiro oramai come dice Liberato è più una sagra, no? Che è qualcosa che serve, è un villaggio turistico dove devi stare a contatto con, e fa bene Ancelotti secondo me, come faceva anche Sarri del resto, a dare molta enfasi all'aspetto gruppo, unione, non dimentichiamo. Ancora di più, questo lo possiamo dire che è ancora di più con Ancelotti. Non dimentichiamo, per rispondere anche a ciò che prima stimolava Marco e il suo ospite l'avvocato, che il buon Gonzalo, che tu non vuoi nominare, lo nomino io, mi raccontava spesso, ma tutti lo sanno, che lui è rimasto a Napoli esclusivamente perché convinto da Sarri. Cioè Sarri ha avuto con la parola, no? Con la retorica greca, ha avuto la capacità di convincerlo su qualche cosa che ancora deve avvenire. Quindi in quel ritiro si creano condizioni emotive e psicologiche molto importanti, che un buon tecnico sa sfruttare. Credo che su questo Ancelotti abbia un punto di favore rispetto a Sarri, ma non perché parli meglio di più, perché ha vinto l'impossibile. Ovviamente i calciatori sono ragazzi, ammirano chi ha vinto e quindi e chi ha già vinto acquisisce più stima da subito di chi ha ma poi Sarri ha conquistato. Sì, sì. Parlo con Sarri. Sì, sì. Lui c'era, io l'ho avuto, è un racconto che ho avuto. L'aspetto umano era molto curato, l'aspetto psicologico era molto curato. Si è fatto confessare due ore con i Higuain. Era molto curato, però ti voglio aggiungere una cosa, per rispondere a quello che diceva prima anche l'avvocato, Pellino mi pare, no, l'avvocato, non ricordo il nome. Razzino. Lo stesso Ancelotti, in un'intervista quando stava col Bayern Monaco, si auspicava che i ritiri non si facessero più. Si auspicava, in questa bella intervista con il figlio, Davide, dice dove potrebbe arrivare il calcio, la prossima innovazione, e che i giocatori vengano al campo già pronti. Noi tecnici facciamo solo tattica. Lui se lo augurava proprio. È la prossima innovazione del calcio. Se lo auspicava Ancelotti con il figlio Davide, quindi di che parliamo? Di tanti giornalisti liberi. Di che parliamo? Nel mio piccolo, questo è tutto, così è, così deve essere. In tanti altri sport così avviene, ma questo in America, mi pare specialmente nello sport dilettantistico, ma a altri livelli, il canottaggio per esempio, è impensabile che tu vai lì e oggi ti fai 6 ore come negli anni 80 allo Stabia, al Savoia, all'Italia, al Posillipo, alla Cotti di Napoli di allenamento, è impensabile. Tutti hanno le tabelle personalizzate, vai lì e fai revergometro, vai lì e fai vasca, vai lì e vai a Lago Padre in fuoriscalmo. Sarebbe impensabile per me, che mi occupo di persone a te del canottieri, far fare e passate durante a Lago Patria piuttosto, cioè è impensabile, ma i ragazzi stessi direbbero scusi, non abbia pazienza, ma noi abbiamo solo 2 ore, ci fa allenare, ci fa andare in Liberato. Ma il ritiro, io mi ricordo quando era bello il ritiro, andavano in montagna. A te già non piace più il ritiro. No, adesso no, adesso è adesso è un villaggio turistico. È un villaggio turistico che serve a fare qualcosa di soldi e serve da un punto di vista sportivo l'unica cosa che ti dà è che ti fa fare gruppo. Quando il gruppo è nuovo, ma nel caso del Napoli serve non credo che ci sia. Amalgamare, certo. Io me li ricordo con terrore i ritiri, devo dire la verità, ne ho fatti pochi per la verità, ma me li ricordo tutti come una noia terribile, anche perché un conto è che va adesso forse è più semplice. All'epoca quando andavi in ritiro i giocatori parlavano con tutti i giorni, dovevi stare attento a tutti. Si viveva insieme, eravamo molti di meno i giornalisti, una decina al seguito del Napoli, ma, che non c'erano i siti. Ma lo stesso Ancelotti rimarcava questa cosa tua, diceva in questa intervista che i giocatori li vedeva scendere le scale al contrario. O salire le scale al contrario, perché avevano forti dolori ai gastrocnemi, no? Al polpaccio. Pure quando giocavo io a pallone mi succedeva. Era un altro I primi modo due allenarsi. Tre giorni, i primi 2 o 3 giorni di allenamento non potevo scendere oggi le scale. Oggi non vedi queste cose qua. Non...
è un'altra metodologia di allenamento. No. E il futuro andrà dove, io pure me lo auguro, dove dice Ancelotti. Cioè, il giocatore che arrivi già preparato atleticamente. Fa solo tattica. A volte squadre già lo fanno, perché adesso la Juve, per esempio, è partita in tournée in America. E la tournée è un altro modo per cementare il gruppo, certo, la squadra, dando per scontato che i professionisti non si mangiano la trippa a pranzo durante le ferie, durante le feste. E beh, sbaglio, perché dopo la trippa, tra l'altro, è una di quelle cose, anzi saluto Peppe che Udice. Che si potrebbe mangiare, vero? Amante, il mio amico, amante di trippa. Vabbè, scusatemi la parentesi, poi sono mangiatori, a casa tua, esatto, sono mangiatori di trippa a tradimento. Diciamo così che oggi tu arrivi in allenamento, al ritiro già pronto, cioè serve il ritiro secondo me, poi chiedo anche a voi questa cosa, voglio anche voi commentate questa cosa, se volete, quando cambia allenatore, quando c'è un cambio tattico di una squadra, quando c'è una nuova figura che forse avere un momento di ma veramente ritiro, non è il ritiro che ha fatto per esempio qualche nuotatore sulle montagne della Colombia per vincere insomma le Olimpiadi, no, quello è il ritiro, insomma, un ritiro fatto di in Italia o dovunque si voglia, ma è un momento più intimo in cui l'allenatore è in grado di spiegare bene cosa vuole e far rinnovare la squadra i meccanismi tattici e tecnici. Ma oggi il ritiro serve molto meno di ieri, devo dire, Ilaria. Oggi è molto più una sagra, una cosa bella per noi tifosi. Forse per la squadra se ne potrebbe anche fare un po' più a meno, ma e arricchirla anche di altre esperienze. Anche perché leggevo una volta che il ritiro serviva anche... Federica Pellegrini ha vinto forse le Olimpiadi grazie a un ritiro, tra l'altro. Sì, però... Ma l'ha fatto la psicologa, una grande psicologa, esatto, lì in Colombia. Si è messa la logica montagna. Del ritiro qual era 40 anni fa? Che tu andavi in estate, i ritiri si facevano ad agosto... In montagna per stare freschi e anche per recuperare dopo lo sforzo che c'era l'aria più fresca. Adesso anche se lo fai in riva al mare con l'aria condizionata questo problema non ce l'hai. L'idea della sera che potevi rinfrescava, potevi dormire bene, ti aiutava. Adesso questa necessità oggettivamente non credo che l'ossigenazione si può fare dovunque. Non è che fanno un discorso sì, di... Vabbè, ma... Lo psicologo invece manca, la Roma, ma dovrebbe è rimasta esserci. A Trigoria, da parecchi anni che tu sei interessato alla cosa. La Roma è rimasta a Trigoria, quindi... No, dicevamo Luciano. Ma pure la Juve ha fatto allenamento a Torino. Che manca, fondamentale, che è quella dello psicologo. Proponiamo, si farebbe utile e dilettevole, guarda. Vabbè, cioè, tu hai si risolverebbero tante cose. Vabbè, in noi alcuni siamo casi serve lo psichiatra, chiusura. Di solito è anche lì, nelle grandi società comunque c'è il psicologo. Certo, certo, ma sarebbe d'obbligo, secondo me. Noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo chiudere perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Allora Gianni, tu domani mattina partirai per sì, Di Marro, nel nubifragio, quindi che mi aspetta. Saprai ovviamente tenerci aggiornati su tutto ovviamente quello che succederà lì, preparazione atletica in primis e tutto quello che poi succederà in campo, in allenamento e poi anche insomma nelle varie feste che ci saranno, no? Perché ci saranno anche delle serate. Ho promosso mozzarelle e sfogatelle, mi hanno risposto dallo staff del Napoli che già ci non stanno le portare perché non le mangio, sono a dieta ferrea. Addirittura Ancelotti è severissimo. Ah sì, è severo. Questo è una buona notizia. Quando torni porta un po' di strudel e la mozzarella, esatto, la teniamo qua e facciamo una rimpatriata. Il sugo di cinghiale non lo vuoi? No, quello cosa, no. Io okay. Ho la tendenza a dimagrire, se non mangio mi sciupo. Ah, hai capito? Questo è bellissimo. Quindi noi... Ma questo vabbè, vale per tutti, guarda, secondo me. Mi raccomando, Gianni, confidiamo in te per quest'ultima settimana. Io ringrazio Liberato Teniamo Ferrara. Duro. A domani. Ringrazio Gianni Borrelli. Salve buona a tutti. Teniamo duro, ce la faremo. Luciano Tarallo, grazie. Grazie a voi. E ringrazio tutti quanti voi per averci seguito. L'appuntamento ovviamente è per domani alle 17 con speciale Di Marro. Buona serata. Questo programma è stato offerto da...
Vacanze da sogno in Trentino presso la residenza turistica RTA Nevesole Folgarida, situato nella Val di Sole. La struttura offre ai suoi clienti la comodità di usufruire di appartamenti con angolo cottura, camere doppie o singole, saune, sala giochi e altro ancora con i servizi di un hotel. Cosa aspetti? Contatta il numero 046 3988 111 e rendi unica la tua vacanza. Sono scrigni di ricordi che il tempo rende labili. I pensieri e le immagini si rincorrono alla ricerca di sensazioni perdute. Il tuo profumo, la tua delicatezza, l'unicità del tuo sapore. Niente è perso. Tutto si trasforma.